di parte civile è stato come trovarsi dinanzi alla linea di porta. L'attaccante sulla linea di porta deve spingere il piede di un centimetro e mandare la palla in rete. No, ci si ferma, si dice no, ma noi dobbiamo dialogare con la grande industria. Ma la grande industria dialoga con noi, ma quando noi ce ne siamo all'altro mondo, la grande industria, ce ne andiamo all'altro mondo, la grande industria si interessa di questa situazione, si interessa dei nostri cari che non ci sono più. E allora chi ha sbagliato deve pagare. Ci sono delle responsabilità penali, civili. Bene, chi ha sbagliato deve pagare. E allora la grande industria dovrebbe mettersi anche una mano alla coscienza. Ed esiste lo strumento delle cosiddette royalty, cioè un conferire un proprio contributo, una parte degli utili per far crescere il territorio, per riparare il danno ambientale, per riparare agli scempi e ai morti che si stanno perpetrando quotidianamente nella nostra città. E allora quale può essere il futuro? Quale può essere l'alternativa alla grande industria? Beh, dall'oggi al domani magari non si può chiudere tutto e dire abbiamo finito, però bisogna programmare. Bisogna pensare ad un futuro senza grande industria, con piccole industrie locali, perché Napoli lo ha fatto, perché l'esempio di Bagnoli è sotto gli occhi di tutti. Allora da oggi programmiamo il futuro e diciamo tra 10 anni noi dobbiamo vivere senza grande industria. Oggi io faccio il giornalista, ma dico se tra 10 anni io vorrò fare l'imprenditore agricolo, io già da ora devo imparare a sapere le nozioni relative alla coltivazione della terra. Si parla di mancanza di dialogo con la grande industria. Beh, volete saperne una? Avantieri, martedì, io sono andato per dei servizi per la mia trasmissione Mille Mali a Palazzo di Città, al Salone degli Specchi, dove c'era un autorevole rappresentante dell'ENI, il responsabile di ENI Power di Taranto, il dottor Antonio De Roma. E io, con massima umiltà, perché BS Television è un'emittente libera che non guarda in faccia a nessuno, e abbiamo dato, tra virgolette, politicamente parlando, mazzate a centrodestra e centrosinistra, con tutte le amministrazioni, bianche, rosse e nere. E noi ci siamo avvicinati e abbiamo chiesto a De Roma, ingegnere, ci può dire qualcosa? Il silenzio assoluto. Beh, mi sono trasformato in iena, ho deciso di inseguirlo. Se la regia è pronta con il contributo filmato, vi farò vedere il silenzio della grande industria, dell'ENI, dinanzi alle nostre domande. L'ENI fuggiva e noi dobbiamo dialogare con la grande industria. Noi ci proviamo, però la legge si deve attuare. Partiamo col contributo filmato. Grazie alla regia, prego. Perché non vuole rilasciare dichiarazioni? La città vuole avere risposte da Leni. Perché non risponde? No, no, lei deve risponde. Perché non risponde? Non sapete cosa dire alla cittadinanza? No, risponda ora. E come vedete Leni rifiuta il dialogo con un'emittente libera. Ma perché? Noi vogliamo solo dialogare. Di fare show. Non ha il titolo. E l'ENI non ha nessuno che risponda? Ingegnere, perché non risponde? Perché Taranto deve subire l'aumento di anidride carbonica? Ingegnere, perché non risponde? Non sa cosa dire. Ma l'anidride carbonica, si può accettare l'aumento? A pensare che a livello internazionale ci si sta chiedendo di ridurre le CO2, no? E invece qui aumenta. Ci risponde, come padre di figli, abbiamo fatto già il dibattito. Non si vuol rispondere. L'ENI non è proprietaria della città, sono i cittadini di Taranto i proprietari della propria salute e della propria vita. Lei ha detto che di Taranto c'è dei figli, per questo stiamo chiedendo. Ma lo sa quanta gente si sveglia la mattina, va a fare una schermografia e ha paura di trovarsi un brutto male? Lei lo sa questo? Tutti sotto il cielo siamo, ingegnere. Potrebbe anche parlare, non... è una forma civile e democratica. Abbiamo già detto. Avete già detto.
detto che non era abilitato di lasciare in è un qualcuno dell'ENI abilitato, no? Lo faccio la richiesta. Ah, e la cittadinanza non è schiava dell'ENI. Questa mattina noi siamo andati davanti allo stabilimento, ci hanno a momenti sbattuto fuori. Se lo fai così è chiaro. Questa è complimenti ingegnere, grazie per l'educazione. Ebbè, è stata una scena alle Iene maniere, devo anche, senza parole, un silenzio assordante. Devo ringraziare però il nostro operatore, il nostro cameraman Pino Melucci, che è stato veramente è stata una corsa, ma ecco, questo per farvi capire come c'è il silenzio. Altro aspetto, e volgo in conclusione, la questione del dirigente del settore ambiente della provincia di Taranto, il dottor Romandini. Luigi Romandini, una persona che ha avuto sempre gli attributi nei confronti della grande industria e ha saputo sempre far rispettare la legge. Allora io mi domando, perché Romandini, lo chiedo al presidente Flo, perché è stato rimosso Romandini? Perché? O Romandini ha lavorato male e allora si dice... L'aveva chiesto anche Tagliente. E allora si dice, Romandini ha lavorato male e lo rimuoviamo, per questo. Oppure, se effettivamente Romandini ha lavorato bene, come tutti riconoscono e come lo stesso presidente Florida ha riconosciuto, mi domando come mai sia stato rimosso. E non mi venissero a parlare del valzer, perché il valzer nelle balere si balla, non a Palazzo del Governo.